Oggi proviamo un'automobile che ha ben 30 anni. È una Peugeot 205 Cabriolet. Il modello è del 1986, ma il nostro esemplare è del 1989. La versione è la CTI con motore 1600 a iniezione con ben 115 cavalli. Meno di 1000 kg di peso, permette ancora oggi una guida sportiva e divertente. Molte città limitano la circolazione delle auto d'epoca, peccato perché sarebbe un'ottima automobile essendo soltanto lunga 3,70 m. La linea è bellissima, d'altronde è stata disegnata da Pininfarina. Le finiture non sono pari un'utilitaria di oggi, ma per l'epoca sono molto accurate. E ora Concetta Bonaldi lascia la parola alla redazione. Davvero divertente, sembra di stare al volante di una vettura dei giorni nostri. È sicura, stabile e con i 115 cavalli, con un peso così leggero, è brillante. Scatta come un demonio e ci si diverte davvero. È stabile, in curva, una ottima tenuta di strada. Solo i freni non sono proprio come quelli dei giorni nostri e quindi basta calcolare gli spazi di frenata, stare un po' più attenti e divertirsi in sicurezza. Il roll bar, fra l'altro, impedisce di farsi male in caso di capottamento. L'ha studiata abbastanza bene questa vetturetta. Consuma poco, si fanno 13-14 km con un litro tranquilli. Il prezzo non è elevatissimo sul mercato amatoriale, quindi è una vettura adatta per cominciare con le Young Timers. Insomma, ci ha divertito molto. Poi si può anche viaggiare in autostrada. Pensate che supera i 190 all'ora. E non fa neanche tanta paura, si può viaggiare con prudenza ma sfiorare 200 di tachimetro, mica male. In città è molto rigida, però altrettanto divertente, scattante, si può anche fare qualche piccolo slalom